E infatti Silvio Grillo l'ho scelto per quella scena del teatro d'Alibert, cioè una scena che si svolge in teatro, e quando faccio qualche seminario, qualche incontro con gli studenti di musica, con gli studenti di cinema, mi serve molto per spiegare, per dire, allora tu che fai questo lavoro, guarda che un giorno ti potresti trovare di fronte a queste difficoltà. E le riassumo in quattro parole. Letta la sceneggiatura del film Il Marchese del Grillo, c'era una scena che era il teatro d'Alibert, che nella sceneggiatura è il teatro dove il Marchese del Grillo va a vedere un'opera, siamo all'inizio dell'Ottocento, va a vedere un'opera. Perché va a vederla? Perché è una compagnia che arriva dalla Francia che porta una grande novità, le femmine in scena. Il soprano non è, il ruolo di soprano non è cantato da un castrato ma da una vera femmina. Grande attrattiva da una parte per lui e la sua combriccola, e anche grande attrattiva da parte sia dei bigotti che non vogliono vedere femmine in scena, sia dei castrati e della loro piccola lobby che si vede sottratto un lavoro, perché se le femmine arrivano in scena loro sono finite. E quindi c'è questa situazione drammaturgica che finisce, che prima c'è un personaggio e tanto avvengono delle cose in scena, poi c'è un altro personaggio e avvengono delle cose in presenza, e poi alla fine esce soprano che canta, il castrato canta sopra dalla sala, canta con voce più acuta e più squillante, allora il soprano cerca di andargli sopra, allora il castrato entra in scena, c'è questa guerra di squilli e che finisce con il lancio di ortaggi da parte del pubblico. E la scena loro, gli sceneggiatori l'hanno scritta bene. Il problema era che cosa cantano questo, che fa l'orchestra, che cosa si mette in scena. Perché siamo agli inizi dell'Ottocento, siamo nel passaggio delle voci. Va a trovare un'opera del primo Ottocento che va alla riorchestrale, va alla ritrovare in modo che questa opera autentica si pieghi così, si moduli sulla sceneggiatura. Era un'impresa insomma che dopo pochi tentativi è fallita subito, ho capito che non saremmo mai riusciti a servire bene il film, e grazie anche alla disinvoltura incoraggiante di Monicelli abbiamo deciso di farla finta, di scrivere un'opera finta che si prestasse a tutto quello. Allora, naturalmente non ho scritto tutto un'opera, ho scritto soltanto quei pezzetti che servivano per la scena, cioè il canto di Mercurio che scende da là, poi c'è Bacco e poi alla fine esce lei che canta sulle glissine, sulle platane, sulle noiele coccatie, sulle banane, e che doveva anche avere una sua leggerezza. Ecco, scrivere quell'opera che potesse sembrare autentica, perché il film è stilisticamente curato, come avete visto le immagini e tutto, e che avesse questa plasticità, mi ha creato grandi difficoltà. E come di fronte a un sudoku particolarmente difficile ti impegni e decidi di spuntarla, dedicandoci molte ore, con l'aiuto di Angelo Savelli, che era un regista con cui lavoravo per tempo in teatro, abbiamo costruito questa frammenti da un'opera intitolata La cintura di Venere, La ceinture de Venus. E siccome all'inizio della scena Monicelli voleva inquadrare la locandina, abbiamo dato una locandina finta, La ceinture de Venus, La cintura di Venere, opera di Jacques Beren, nome inventato, nome vero, Jacques Beren, con tutte, e l'opera è passata tranquillamente, nessuno ha detto no, stilisticamente non va bene, neanche dei critici filologi, sia italiani che francesi, tanto è vero che ancora noi oggi in casa editrice riceviamo delle lettere di qualche studente che fa la tesi sull'opera del primo Ottocento, più di una volta è successo che dice scusate ma noi abbiamo cercato sto Jacques Beren in tutte le città, non sta, adesso dico non sta neanche su internet, non si può fare. E naturalmente siccome non abbiamo voglia di dire che era una cosa, non sta
troppo a spiegare, diciamo, facciamo i dispetti ai francesi, mi stanno a spiegare, diciamo, ultimamente diciamo, cercate su internet, ma su internet, diciamo, bene, arriviamo sempre a finire al Marchese del Grillo e non riusciamo mai a arrivare all'originale. Ecco, questa cosa dal punto di vista artigianale mi dà una soddisfazione immensa.